Eccoci, popolo del trading, buona vita a tutti, buon sabato mattina. Sono le 8:44 del 14 maggio del 2016 e nuovamente buon tutto e buona vita a tutti. Allora, si può vivere di trading? Sì, ma si può diventare ricchi di trading? Che poi è lo scopo principale, penso, di ognuno di noi, perché io ci terrei proprio tanto che tutti quanti si evitasse l'errore di vivere per tradare, ok? Si trada per vivere meglio, ma non si vive per fare trading. Anzi, se riusciamo a venirne fuori da qui a qualche anno, perché no? Ok? Allora, cercherò in questo webinar, questo video, di dare questa risposta. Si può diventare ricchi di trading. Allora, cerchiamo di dare delle risposte. Prima di dare delle risposte dobbiamo creare un'idea. In realtà questo secondo me non è corretto perché diciamo gli strumenti, un singolo strumento finanziario, nel frattempo ho già lanciato un'idea di trading, un singolo strumento finanziario, possiamo anche metterla, diciamo che può avere caratteristiche, diciamo, che durino non necessariamente per tutta la sua vita, ok? Può in certi periodi, diciamo così, della sua vita essere un trend follower, quindi uno strumento da essere seguito, con un trading system trend follower. Quindi può essere uno strumento che, possa essere colpito ai fianchi andando in trend. In altri momenti della sua vita potrebbe essere che questo strumento sia colpibile, per così dire, andando in contrarian. E poi ci sono altre 1/2 idee che potremmo definire inefficienze nel carattere di quello strumento, diciamola così. Quindi la cosa importante è, cominciamo a dire questo, voglio diventare ricco? Allora, intanto oppure è possibile diventare ricchi con il trading, perché poi è questo l'obiettivo, ma non, e non credo di parlare solo per me, io credo che il trader mediamente non voglia neanche diventare ricco, voglia fare nella propria vita quello che più gli piace fare, ovvero far trading. Poi, di natura riflessa, se uno trada bene, ovviamente comincia ad accumulare interessanti capitali. Però, secondo me, per diventare ricchi bisogna ragionarci ancora un attimino e fare ulteriori salti quantici. Allora, partiamo dal primo, molto terra terra e molto pratico. Allora, siccome dobbiamo avere un'idea e siccome dobbiamo backtestarla, la cosa importante è avere degli storici decenti. Allora, o cambiamo, cosa che sto praticamente già facendo, piattaforma, ok? Perché la MetaTrader 4 non è sicuramente la piattaforma per fare i test, ok? Troppo lenta, troppi disguidi, eccetera. Però abbiamo questa per adesso. Allora, già che abbiamo questa, cerchiamo di renderla efficace per quanto sia possibile. Quindi gli storici della MetaTrader non vanno bene. Che siano gli storici del vostro broker, che siano gli storici che avete scaricato dal centro storia, e quindi siete andati praticamente sul sito della MetaQuotes, non vanno bene. Allora, provate a farvi incuriosire dall'idea di scaricarvi questo programmino Tick Story Lite, richiede circa una donazione di 29-30 dollari e è un buon investimento. Una volta che l'avete fatto, questo investimento, vi potete scaricare gli storici di tutti questi strumenti. E una raccomandazione: fatelo su un PC che abbia parecchio spazio, perché vi accorgerete che questi storici sono fatti molto bene e sono molto dettagliati e sono quindi di riflesso molto pesanti. Ok, quindi ci vuole un po' di spazio sul PC. Il suggerimento che avevo già dato e anche motivato nei video precedenti era quello di partire con i backtest dal 2008. Ora, se volete prendere anche il primo giorno del 2008, vi suggerisco di mettere il 31 dicembre 2007 come scaricamento, come prima data del download dei dati. Ok? Qua ho messo il 1 gennaio 2008, mi sono sbagliato, vabbè, un giorno non cambia nulla, ok? Poi lo andrò a rifare. Quindi questo è il primo passo, avere degli storici che possono essere buoni.
in maniera tale che il modello, quando poi andremo a vedere qui nel rapporto della MetaTrader, in questo caso 4, sia un modello completo, quindi 99,99%, se non che addirittura 100%. Bene, questo è il primo punto. Un altro punto è questo: basterà questo robot per diventare ricchi o ricco? Punto di domanda. Ni, perché? L'abbiamo appena detto, perché il mercato può mostrare dei punti deboli in alcuni momenti, se andiamo in trend riusciamo a lavorarlo bene, in altri momenti sarebbe meglio andare in contrarian. Quindi, per chi non lo sapesse, in alcuni momenti è meglio comprare nuovi massimi o vendere nuovi minimi di giornata, in altri momenti è meglio comprarli nuovi massimi, venderli i nuovi massimi o comprarli i nuovi minimi andando così in contrarian. E poi è opportuno cercare altre una, due inefficienze sui vari strumenti. Quindi la prima cosa che è importante per poter diventare ricchi è questa: creare un portafogli di strategie, e questo ci permetterà appunto di superare anche queste fasi. Un portafogli di strategie probabilmente non avrà delle impennate così, però non avrà neanche queste decrescite, quindi sarà molto più dolce l'equity. Quindi l'obiettivo da qui al 2017, quindi alla fine dell'anno, io credo che penso di poter riuscire a partire prima, però ripeto, ne ho parlato in Trading Room di un progetto per pochi intimi, e quindi continuo a tenervi aggiornati anche qui. Sicuramente se deciderò di far sì che questo portafogli sia fruibile, sfruttabile anche da dei privati, questi privati avranno determinati requisiti che non sono necessariamente il capitale iniziale, perché quello è il problema minore. Ci sono altre cose da accettare e ne parleremo. Allora, detto questo, prima cosa, dobbiamo creare il nostro portafoglio di strumenti finanziari. Quindi la cosa importante sarà avere 3-4 strumenti, e per ognuno di questi 3-4 strumenti avere almeno 3 strategie, quindi una contrarian, una che vada in trend e una che sfrutti le inefficienze di quello strumento. Questo però, ripeto, reiterato per 3-4 strumenti, ok? Uno di questi penso che sarà poi l'euro-dollaro, ovviamente, però ci sono altri 3-4 strumenti nel Forex che sono molto più interessanti rispetto allo stesso euro-dollaro. Forse l'euro-dollaro è troppo tradato, troppo conosciuto e come dire, si difende meglio, benché anche lui mostri i suoi punti deboli, e infatti ne stiamo vedendo e parlando. Ok, e questo l'abbiamo detto. Allora, detto questo, in questi trading system ci sono, ma questo lo vedremo meglio dopo, molte delle idee, c'è molto di Larry Williams. Quindi ricordo a tutti che negli anni 80 Larry Williams, partendo da un capitale di $10,000, ha in un anno vinto il campionato, diventando la leggenda vivente, diventando sostanzialmente già solo da quel conto milionario, perché questi $10,000 alla fine dell'anno sono diventati 1.100.000. In realtà era passato dall'avere dei profitti oltre 2 milioni, poi in un singolo trade, se non ricordo male, fece un bel meno $700,000 in un singolo trade. Bene, questo perché gli è capitato? Perché ovviamente ad un certo punto, partendo da determinati capitali, se vogliamo diventare ricchi dobbiamo obbligatoriamente spingere sull'equity. Questa che vedete è un'equity che è partita, come avete visto, dal primo giorno sostanzialmente, o meglio dal secondo giorno probabilmente del 2008, e arriverà fino a ieri. Siamo 750 operazioni circa, lo vediamo qui in fondo, non ci sono i volumi di ingresso perché sono a lotto fisso, e adesso rispiegherò il motivo, e sta arrivando questa equity a 109-110 mila euro. O dollari che siano. Benissimo, benissimo, sta lavorando bene,
Tenete presente che nel progetto l'idea sarà quella che, a partire da me, ma per gli altri pochi intimi, nessuno debba più cliccare. Ok? Quindi questo è un progetto che non ha nulla a che vedere con tutto quello che sto facendo in questo momento. Cioè, io continuerò ad avere la mia trading room dove quotidianamente trado. Stiamo adottando delle tecniche interessanti per aumentare la ricompensa attesa, una cosa che insomma i piccoli spesse volte non considerano e quindi non capiscono, me compreso, fino a quando non ho iniziato a capire questa cosa, a capire quanto sia molto meglio tradare con la matematica a favore che non contro alla matematica. E non stiamo parlando di rischio rendimento, stiamo parlando di ricompensa attesa. Poi in realtà ovviamente il rischio rendimento potrebbe essere una cosa, vanno a braccetto tendenzialmente, però il punto cruciale da risolvere nel nostro trading non è vincere il 90% delle volte, ma è avere una ricompensa attesa di una certa entità, e adesso parleremo anche di questo, anzi direi che potremmo parlare di questo. Poi cercheremo di capire come ha fatto Larry Williams a prendersi uno stop loss di 700.000 euro e cercheremo di capire se sia veritiero che si possa diventare ricchi. Ok, allora l'equity line ha quasi finito, siamo a 850 operazioni, siamo a 117.000 euro o dollari e quindi abbiamo già preso il nostro capitale in 8 anni senza doverlo seguire, senza dargli energia, dando fiducia al metodo e a tutto il sistema operativo, compreso ovviamente il computer, l'EA stesso, eccetera. Sta andando a 120, benissimo, voglio dire, ottimo. Partendo con 100.000 saremo già sopra il milione, sempre usando 10 lotti, ma su un milione tradare 10 lotti, voglio dire, ok? Su 100.000 euro usare 10 lotti mi sembra assolutamente realistica come cosa, ok? Qui invece su 10.000 dollari siamo partiti con un lotto fisso. Ok, siamo quasi arrivati, vediamo un attimino solo, è finito, e cerchiamo di capire se si possa diventare ricchi. Allora, e quindi impariamo, ecco, l'equity è finito, è arrivata a 124 eccetera, andiamo nel rapporto, benissimo. Allora partiamo da qui, andiamo un po' con ordine. Allora, profitto totale netto, va bene, l'abbiamo visto, il conto è arrivato a 125.000, quindi ne ha guadagnati 115.000 puliti. Fattore di profitto 1,45. Allora, io in questi giorni mi sono molto confrontato con il mio dietro le quinte, che sono due persone straordinarie, e stiamo creando un gruppo di lavoro che secondo me è veramente tosto e bello potente, e allo stesso tempo sono molto contento di queste due persone perché c'è della vera amicizia dietro, quindi siamo veramente uniti, e non solo uniti per un progetto economico, ma siamo uniti, e quindi questo è molto bello. E allora costantemente ci si confronta perché stiamo trovando delle idee di trading veramente interessanti. Vi dico dove mi/c siamo sbloccati, perché questo è il punto cruciale, è sbloccarsi. Una volta che ci si sblocca, poi dopo, insomma, la strada non dico che diventi in discesa, ma ok? Bene. Allora io dico al dietro le quinte, ma ragazzi, secondo voi è realistico che nei prossimi 8 anni accada di vivere un equity line esattamente o molto simile a questa? Perché se noi nel 2008 avessimo messo 100.000 a tradarli con 10 lotti fissi, e che è un errore, perché voglio dire, man mano che sale posso almeno raddoppiarli o triplicarli, saremmo già arrivati a 1.200.000. togliamo, cioè mettiamo il fatto che in questa equity non ci siano dei costi per adesso, li mettiamo dopo, togliamo le tasse e insomma saremmo lì vicini al milione lo stesso, ok? Ma secondo voi, se tradiamo nei prossimi 8 anni in questa maniera, sarà veritiera una roba del genere? Beh, in realtà
nessuno può dare la risposta certa, ma questo è ovvio, no? Però se voi deciderete di far trading discrezionale o meno nei prossimi 8 anni, la domanda comunque ve la sarete già posta e ve la porrete anche se deciderete di fare un trading discrezionale, ok? Tra l'altro il trading discrezionale poi rispetto al trading sistematico ha sicuramente, certamente dei vantaggi, ma ha anche degli svantaggi. Non c'è, come dico sempre ogni giorno, una situazione solo positiva o solo negativa, ok? Quindi cerchiamo di prendere gli aspetti positivi del trading discrezionale, ma anche quelli del trading sistematico. Bene, allora costantemente pongo questa domanda. Allora cerchiamo di risponderla, anche un po' riportando le risposte che mi hanno dato. Allora, cerchiamo di valutare i numeri, ok? È genuino e sincero un fattore di profitto di 1,45 su 8 anni con 905 operazioni, quindi un po' di più di 100, circa 110, quello che è, operazioni all'anno? Sì. Allora occhio a non avere dei trading system che abbiano dei fattori di profitto oltre l'1,8, il 2, oltre l'1,8, il 2, soprattutto se stiamo bassi di operazioni. Cioè, tanto facile fare un trading system che in 8 anni abbia un fattore di profitto di 3, ok, o di 2,5 e faccia 10 operazioni all'anno. Puzza, scusate l'esternazione, ma puzza di overfitting da 1000 km di distanza, ok? Quindi il problema è stare attenti a non modellare in maniera troppo precisa il passato, perché se io vado a modellare il trading system sul passato, sui dati passati, sì, creo un ottimo lavoro sul passato che molto probabilmente non funzionerà nel futuro, ok? Quindi io devo cercare di capire quale sia il funzionamento dello strumento che voglio tradare, non guardarne lo storico in termini di numeri o in termini di grafico e modellargli sopra un perfetto sistema, ok? Quindi il primo salto di qualità che possiamo fare, secondo me, è capire che lo stop loss, parliamo di Forex, lo stop loss su sistemi intraday, ok, nel Forex non possa essere di 5, 10, 15, 20, 30 pips. Non può essere, troppo poco. Io ogni giorno trado, anche questa settimana l'abbiamo fatto e l'abbiamo fatto anche bene, trado sul grafico un minuto e giovedì mi sembra ho passato un segnale dove poi io mi devo ancora migliorare, ma chi ha avuto il pelo di tenere, ho fatto rischiare 1 e prendere 11, ok? Quindi rischio rendimento di 1 a 11. Perché questo? Perché entriamo in dei punti strategici, scusatemi, con una specifica tecnica che ci permette di avere degli stop loss piccoli e a volte di far correre con rischi rendimenti di 1 a 11 addirittura, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5 ci sta, ok? Poi chiaramente il fatto di tenere o meno dipende anche dal volume di ingresso iniziale, ovviamente. Però a parte questo, in intraday lunedì mattina mi rimetterò davanti ai grafici, davanti ai monitor, e se vedrò uno strumento colpibile da questa tecnica che mi mostrerà 5, 6, 7 pip di stop loss, entrerò. È una pacchia entrare con uno stop loss del genere, perché posso sbagliarne 10 e perdere 70-100 pips, ok? 10 di fila, difficilissimo per fortuna. Bene, detto questo, lì ci mettiamo tanta energia, tanta attenzione, stiamo tradando come esseri umani e va bene farlo, ok? E lo dimostro, ripeto, ogni giorno. Qui stiamo parlando di un qualcosa di diverso, di un qualcosa di diverso che ha bisogno di uno spazio in termini di stop loss più ampio. Ma se io vado ad ampliare lo stop loss, di riflesso devo ampliare anche il target, perché io, affinché possa creare una ricompensa attesa interessante, devo mediamente vincere di più rispetto a quanto mediamente vada a perdere. Quindi fattore di profitto sinceri 1,2 fino a 1,8, 1,9
su centinaia di operazioni, ok? Non meno di 100 operazioni all'anno, altrimenti è troppo overfittato. Poi la ricompensa attesa deve essere nel Forex, a mio avviso, affinché sia interessante, se è possibile, maggiore dei 10 pips. Perché maggiore dei 10 pips? Perché io, quando ho fatto il backtest, qui così, impostazioni, ho messo un decimo di pip. Ok? Però lo faccio per vedere se ci sia o meno l'idea. Quindi qual è il discorso? Io adesso ho visto che l'idea c'è. L'avete vista? Grafico, l'avete vista. Ok? Benissimo. Allora, io so che ad ogni operazione che aprirò, ok, lo so già, statisticamente, matematicamente parlando, che io da ogni operazione mi porterò a casa 12,7 pips. Qui sono 127 dollari perché ho fatto girare con un lotto. Quindi io mi porterò a casa 12,7 pips. Bene, da questi 12,7 pips posso togliere lo spread, 1, 2, 3 pips, ancora ci sto dentro. Posso togliere slippage, tasse, costi più o meno occulti e starci dentro, ancora. Quindi è un'idea che regge. Quindi ovviamente l'obiettivo è cercare di vedere se la nostra idea sia vincente o meno. Uguale, devo trovare un equity che salga. Questa equity qui deve darmi una ricompensa attesa maggiore dei 10 pips, perché io, se creo un equity con una ricompensa attesa di 10 pips, so che quel sistema, messo poi in tempo reale, lavorerà bene, ok? Quindi badate bene alla ricompensa attesa. Questo è un sistema, e tutti i sistemi saranno così, che non fa martingale, non fa piramidazioni, entra in un punto del grafico, esce in un altro punto del grafico, finito. Non è una griglia. Son i sistemi che vi ho detto, sono tutte strade che ho sperimentato e ho provato, ma non danno una risposta così tranquilla per il futuro, ok? Io l'ho detto, la martingala matematicamente è perdente, però allo stesso tempo molte università americane continuano a studiarla. Perché? E l'abbiamo detto in altri video, il perché. Però io devo pensare a far girare un sistema da qui ai prossimi 8 anni, ok? Bene. Nei prossimi 8 anni una martingala, anche solo una, che andasse male potrebbe inficiare tutto il mio /nostro, per pochi intimi, progetto. Troppo rischioso, non sarebbe la risposta al trading nel futuro, ok? Quindi no martingala, no piramidazione, no griglie, un ingresso secco in un punto del grafico ben preciso, un'uscita secca, basta. Che crei questo ingresso e uscita secca in maniera naturale, una ricompensa attesa alta. Poi dopo, e adesso lo faremo, gli andiamo a mettere il turbo con l'aumento o il decremento del volume dei lotti che mettiamo a mercato, ok? Poi in realtà, e qui spero che una persona mi dia una mano, parleremo più avanti del portafoglio che andremo a creare, nel senso che interverranno molte strategie in più che sinora non abbiamo mai valutato, non abbiamo mai utilizzato. Quindi ci sarà veramente non so cosa dirvi, ragazzi e ragazze, nel senso che è molto molto interessante, veramente molto molto interessante. Quindi parleremo della gestione del portafogli, parleremo di metodo Monte Carlo, parleremo di deviazioni standard dell'equity, insomma un lavoro assolutamente al 110% professionale. Ma ripeto, per un unico motivo: si può diventare ricchi da qui al 2020 e qualcosa? Io spero proprio di sì, ok? Ci punterò molto, ma con gradualità. Non voglio diventarlo in un giorno, ok? Quando parlo così sto parlando a chi magari potrebbe essere interessato. Bisognerà avere un'aspettativa di far girare questi robot, questo portafoglio di robot, 2, 3, 4 anni, ok? Bene, è realistico avere un metodo di trading che soddisfi l'esigenza del trader che non vuol mai perdere, ma che pur di non perdere poi restringa tantissimo il take profit e allarghi tantissimo lo stop loss? Perché ovviamente non piace a nessuno, nessuno vuol perdere, no?
Però se per non perdere, cominciamo a dire, ottimizzo di qui, ottimizzo di là, ottimizzo qui, ottimizzo là. Poi una volta che ho finito di straottimizzare sul grafico, quindi proprio modellandomi perfettamente al passato, e quindi già sto decidendo di non vincere nel futuro. Inoltre vada io a tagliare il target price, cioè la possibilità di vincita, e allargo gli stop loss, ho fatto il patatrack. Se io voglio arrivare ad un metodo che vinca al 90%, ma per vincere al 90% delle volte, quindi questo è il salto quantico che ho fatto, e quindi cerco di spiegarmi meglio. Se dovessi scegliere oggigiorno un metodo che vinca al 90%, ma per vincere al 90% mi porti ad avere un target price di 5, 6 pips, 7 pips, 10 pips, di fronte ad uno stop loss di 20, 30, 40, io non riuscirò o non riuscirei più a scegliere un metodo del genere. Preferisco, e su questo ripeto, ci stiamo veramente sbloccando tantissimo in trading room ed è bellissimo, perché si accettano inizialmente più stop loss, però si ha la matematica dalla nostra parte. Preferisco di gran lunga un metodo che vinca al 60%, che però abbia una ricompensa attesa maggiore di 10 pips, anche nel mio personale intraday, e questo metodo in intraday a mano lo usiamo tutti i giorni su più strumenti, ok? Poi in trading room stiamo usando più sistemi, però questo è quello sul quale adesso stiamo spingendo un po' di più, perché ci permette di operare tutti i giorni. Tendenzialmente potremmo fare anche 5-10 operazioni al giorno. Lo affianchiamo a sistemi basati sui cicli più i pivot e qualcos'altro, però questo è molto molto interessante perché ha una ricompensa attesa maggiore di 10. Facciamo un piccolo esempio che butto lì al volo, l'abbiamo già fatto in trading room, ma tanto per dire, no? Allora, prendiamo, sto prendendo la calcolatrice. Sto prendendo la calcolatrice e diciamo così, no? Io è genuino e sincero pensare di avere un metodo per i prossimi 8 anni, io spero di meno, ma diciamo così. È genuino e sincero aspettarsi nei prossimi 8 anni di avere un sistema che oggi vinca al 90% e per 8 anni continui a vincere al 90%? È genuino? Boh, non lo so. Indipendentemente che sia manuale o sistematico, automatico, certamente se manuale ha sicuramente più possibilità, ma se è sistematico io direi che sia veramente in difficoltà, salvo che faccia 3 operazioni all'anno e allora di nuovo parliamo di overfitting, ok? Abbiamo proprio scelto i 3 casi all'anno giusti per farlo operare. Come faremo da qui ai prossimi 8 anni a scegliere ogni anno i 3-4 casi giusti? Capite? Questo intendo dire. Questa è la strada per rispondere al fatto se sia possibile o meno nei prossimi tot anni diventare ricchi, ok? Stiamo parlando di matematica. Ci ha preceduti Larry Williams, molte delle sue idee le ho prese e le ho fatte diventare mie. 10.000 dollari trasformati in 1.100.000, ma arrivati a oltre 2 milioni. Quindi, e lui in un anno, lui in un anno. Noi stiamo cercando di farlo in 3-4 anni, ok? Bene, allora io ne faccio anche il 95% giuste, perché non voglio perdere. Allora, tutte le volte entro a mercato, sto parlando anche della parte psicologica, ok, del nostro trading discrezionale, entro a mercato, mi dà 5-6 pips, comincia a stare lì, mi viene un po' di nuovo contro, mi dà di nuovo il pari, ritorna di nuovo più 5 più 6, sembra proprio non andare, e prendo questi 5-6 pips. Metto questa tendenza. Vedo che vinco quasi sempre, uguale 90-95% delle volte. 5-6 pips, 5-6 pips, 7 pips. Ah, oggi 10, va bene. E poi però perderò un 3% delle volte da qui ai prossimi X anni, o anche un 5, un 10%, ma è ovvio, è ovvio. Allora facciamo due calcoli. Io ne faccio, ad esempio, 95 giuste e 5 le sbaglio. Di queste 5 ne sbaglio 4 da 40 pips, ci sta? 4 da 40? Sì. E poi ne sbaglio una da 80, dico dei numeri a caso, vediamo fuori cosa viene. Quindi 4 per 4, 16 più 80, 240 di loss. Ne faccio 95 giuste per 6 pips.
meno 240 di loss fa 330 pips guadagnati. Diviso 100, io ho una ricompensa attesa di 3,3 pips. A questi 3,3 pips devo togliere lo spread, devo togliere eventuali problematiche che si sviluppano durante il mercato veloce, quindi slippage, quindi slittamento del prezzo. Dovrei anche aggiungere un po' di imprevedibilità, mi potrebbe mancare la connessione internet anche solo per 5 secondi, ma in quell'istante dove sto per cliccare, eccetera. Quindi, insomma, ci sono varie problematiche, quindi che poi vado a distribuire sulle 100 operazioni, ci sono le tasse. Allora, ragazzi, ne veniamo fuori? No, eppure stiamo vincendo 95 volte su 100. Con parecchio stress, perché ogni operazione la andiamo a pesare come se dovesse essere sempre giusta, ok? Devo farle tutte giuste. Bene, poi una si entra, comincia ad andare contro, meno 10, meno 20, meno 30, tengo, se mi rida al pari esco, meno 50, meno 60, meno 80. E chi ce lo dice di non cadere in tentazione di mediare? E magari una volta lo facciamo e ne veniamo fuori pure bene, ma non potrà durare per tanti anni, neanche per tanti mesi, onestamente, ok? Quindi preferisco spostarmi su un sistema che me ne faccia 60% giuste, ma che abbia una ricompensa attesa dalla quale io possa togliere tutti i costi e avere un profitto per ogni trade di 5-6 pips, ok? Pulito. Quindi io so che ogni trade che clicco guadagnerò mediamente 5-6 pips puliti. Quindi ogni trade fatto con tot vostri lotti, decidete voi, guadagnate tot vostri euro, mediamente parlando. Può essere veritiero per i prossimi 8 anni un sistema di trading che abbia un fattore di profitto decentissimo, che vinca 6 volte su 10 e che abbia una ricompensa attesa di 10 senza overfittarlo, perché sostanzialmente segue due trend line? Puntini puntini? Credo proprio di sì, perché questo sistema segue due linee di tendenza. Due, non tre, due. Ok? Quindi sopra la trend line vado long, sotto la trend line esco in stop profit, o mi vado anche addirittura a girare. Ok? Certamente non è così facile come potrebbe sembrare la descrizione, perché ovviamente sono due trend line con determinati ragionamenti. Però il senso del discorso è riportarci adesso tutto questo al sistematico. Quindi nel prossimo futuro è veritiero che un sistema che vinca operazioni in profitto neanche 54% delle volte, è veritiero che nei prossimi 4, 5, 8 anni questo sistema continua a vincere al 54%? Neanche, tra l'altro. Ma direi di sì, non è che abbiamo fatto, no, apparentemente chissà che cosa di stra eclatante. Azzecca questo sistema 54 su 100, ok? Molto interessante che ne fa 54,31 al rialzo e 53,45 al ribasso. Quindi ha trovato la simmetria che si deve cercare nel Forex, perché il Forex è uno spread, e questo lo ricordo ogni giorno con la tecnica delle due trend line, e quindi il ragionamento deve essere simmetrico, non può essere che così. Invece su un indice sappiamo tutti che si salga, no, sulle scale, si scenda con l'ascensore per questioni di panico, di paura sui titoli del parco buoi, eccetera, va bene? Quindi questo è quello che posso darvi come risposta. Quindi chiaramente i pochi intimi accetteranno 9 perdite consecutive, godranno anche di 10 vincite consecutive, ok? Boh, altre cose non ce ne sono da aggiungere, se non che adesso capire tutto quello che ho detto, ovviamente, e andare a provare a mettere uno spread, in questo caso su questo strumento, mettiamolo di 3 pips, andiamo nelle proprietà esperte e non tradiamo più a lotto fisso, ma proviamo a tradare spingendo un po', proviamo a divertirci, ragazzi, ok? Tanto per adesso è un backtest, però ve lo faccio vedere perché questo va assimilato, ok? Va accettato. Poi in realtà non vedremo un equity come quella che andremo ad osservare adesso, perché questa è una singola equity line, lì sarà un portafoglio di, ripeto,
tra i 10, l'obiettivo è tra i 10 e i 15 robot, che saranno supervisionati da un altro robot, ed è da qui che stiamo veramente facendo un progetto pazzesco, saranno supervisionati da un super robot che poi l'essere umano controllerà a fine settimana, ok? Però, ripeto, sarà sempre la matematica, sempre la programmazione a dire: su questo portafoglio, su questo paniere di expert advisor, spingi di più la prossima settimana su questo, o ferma quest'altro, o frenane un altro ancora, ok? Bene. Qui ovviamente vediamo le montagne russe, e sto cercando di farvi vedere un equity molto più simile a quella di Larry Williams, ok? Siamo partiti con 10.000 e investivamo un lotto, adesso qui siamo già a 26 lotti, ok? 26 lotti. Però intanto il conto in 100 e qualche operazione è già arrivato a toccare un massimo di 450 adesso mila dollari, ok? Capite? 100 operazioni, è passato un anno circa. In un anno un conto da 10.000 è diventato 450.000. Sarà possibile? Ci vorrà anche tanta fortuna. Quindi, siccome la fortuna bisogna pensare di averla contro, allora partiremo in maniera cauta, ok? Quindi non si spingerà ovviamente così, almeno personalmente parlando, e non si spingerà su un unico strumento, perché altrimenti si vivranno queste robe qui. Quindi dovremo addolcire il tutto. Una volta che il tutto sarà addolcito, allora sarà anche di nuovo spinto, ok? Quindi andremo a spingere. Qui ovviamente usiamo una semplice regola: se vinco aumento il volume di ingresso, se perdo lo abbasso, ok? Quindi mi vado a difendere in questo modo. E Fabri, eravamo arrivati a 659, quello che è, siamo ritornati a 200.000. sì, è vero, però qui secondo me, almeno questo lo dico a voi perché lo farò io, perché la mia intenzione è di non toccare, una volta che questo progetto partirà, non toccherò più il capitale per un po' di anni, ok? Quindi dovrò imparare ad avere l'ottimismo e dire: sì, ero a 650.000, sono a 200.000, cavolo, ne ho persi 450.000 in pochi trade, però è anche vero che ero partito da 10.000, chi se ne frega, ne ho 20 volte tanto, ok? Quindi gli do fiducia. Ovviamente, ragazzi, ho spinto molto adesso su queste equity per farvi vedere un po' di montagne russe, così iniziamo, per chi vorrà, ad accettarle, e possiamo vedere anche il motivo di uno stop loss in un singolo trade di Larry Williams di 700.000 dollari, semplicemente perché ha spinto parecchio. Quindi noi qui in 1, 2, 3, per dire, 2 o 3 operazioni ne perdiamo 300.000, quindi era quello il senso. Poi ovviamente qui ho spinto molto di più di Larry Williams, però andiamo a vedere dove possa andare una roba del genere, anche per vedere fino a che volume di ingresso dovremo spingerci, ok? Quello sarà poi da risolvere, perché ovviamente il broker ci darà contro. Ecco, in questo caso in 300, facciamo che siamo a 400, quindi in 4 anni siamo a 1,5 milioni in 4 anni, ok? Stiamo però tradando con 200 e passa lotti, siamo qua sul massimo a 212 lotti, va bene. Voglio dire, il broker mi romperà le scatole, però voglio dire, non ce n'è solo uno, e ci sono anche modalità non necessariamente solo private per andare a tradarlo, ok? Comunque, questo, diciamo, pian pianino, un passo alla volta, eccetera. Quindi in questo webinar ho cercato di volervi dare questa risposta, che in realtà do nuovamente a me stesso: è possibile diventare ricchi? Funzionerà questo progetto? Beh, dobbiamo renderlo più genuino possibile. Per renderlo genuino possibile, vabbè, ovviamente capire se l'idea sia stata presa su un grafico dove abbiamo guardato il grafico e siamo andati a costruirla lì sopra, oppure se io abbia preso un'idea, cioè secondo me questo mercato funziona così, vediamo se è vero, gliel'ho messa sopra, caspita, sembra funzionare al 54% in questo modo qui. Benissimo. Allora da lì poi
sono andato a trovare un ingresso, un'uscita, eccetera. Quindi ovviamente, cosa importante, dicevamo prima, se aumentiamo in intraday lo stop loss, dobbiamo aumentare anche il take profit. Questo sia su base sistematica che ovviamente su base discrezionale. Però rinnovo l'invito a farsi anche incuriosire dal fatto che tutti parlano di rumore qui e rumore là, ma in intraday è possibile tradare con 5-10 pip di stop loss. Non in tutti i punti del grafico, infatti noi ragioniamo in determinati punti solo del grafico, ok? Però in quei determinati punti è fattibile di prendere spesse volte, 60-65% delle volte, un massimo o un minimo di giornata, e poi tenendo per tutto il giorno si può avere una ricompensa attesa di 1 a un rischio rendimento di 1 a 3, 4, 5, anche 1 a 10, ok? Bene, però bisogna accettare di sbagliarne anche un po' di fila. Per ora onestamente di fila ne abbiamo sbagliate forse una o due, poi la terza l'abbiamo fatta pari, mi ricordo di questo caso. Però ripeto, molto interessante tradare adesso con la matematica a favore, cioè con la ricompensa attesa a favore. Chiaramente un trading discrezionale fatto nella seduta della mattina e eventualmente in quella del pomeriggio. Le operazioni non durano molto, quindi per chi vuol replicarle ovviamente occorre essere lì presenti e avere il piacere di stare in postazione per qualche minuto tendenzialmente, ok? Bene, nel frattempo l'equity sta andando, era arrivata a oltre 4,5 milioni, poi si è arrivati a 4,5 milioni, perdiamo un po' di giorni e arriviamo a 2 milioni e qualcosa. Caspita Fabri, in pochi giorni abbiamo perso 2 milioni di euro. Sì, però tu eri partito da 10.000 euro, adesso hai 2 milioni e 290.000 euro, ok? Poi questa non sarà l'equity line veritiera, mi sono divertito a farla girare così perché voglio vedere con una certa percentuale di rischio che gli ho messo dove arriverà questa equity line, ok? Intanto siamo arrivati a un po' più di metà. Gli ho messo 3 pips di spread, quindi sono curioso di vedere dove andrà a finire. Poi spesse volte mi è capitato che si schiantasse la meta trader, nel senso che un singolo trade da troppi soldi non lo accetta più e quindi si fermava il backtest. Però ripeto, siamo ormai in addirittura d'arrivo del webinar e il senso del webinar credo che lo abbiate capito. Quindi lasciamoci così, che nelle prossime settimane, ovviamente io giorno dopo giorno vado avanti, nelle prossime settimane vi aggiornerò e potremo vedere magari 3, 4, 5, 6 robot, ok, girare. E questo che vedete, non con questa gestione ovviamente, sta già girando e ne sta girando già un altro. A brevissimo ne partiranno altri, quindi tra qualche settimana potremo vedere qualche equity di altri robot. Però questo non ci cambierà niente, perché vi continuerò a ripetere le cose che vi ho detto in questo webinar. L'obiettivo sarà di arrivare a farmi questo portafoglio o portafogli di expert e farli girare tutti su dei piccoli conti per un po' di tempo, qualche mese, per vedere che proprio i programmatori abbiano lavorato anche bene, quindi che proprio il programma Lea funzioni bene, faccia tutto quello che debba fare. Una volta fatto questo, ovviamente partirò, ragazzi. Nel frattempo si sarà creato anche il robot che sarà il supervisore di tutto il progetto. E niente, io credo e ovviamente spero e mi auguro che per la fine dell'anno si possa parlare concretamente del progetto finito, quindi del progetto che possa partire, o meglio che sarà partito per me stesso. Poi da lì, ripeto, al limite si potrà creare un qualcosa, ma rinnovo il discorso, per pochi intimi, ok? Ad esempio un requisito sarà quello di ovviamente dover far girare questi robot, che ripeto non chiederanno il dammi l'ok per confermare il trade, ok? Quindi sarà veramente, se tutto funzionerà, l'arrivare alla piena libertà finanziaria, perché non dovrete controllare nulla. Cioè sì, dovrete controllare il vostro conto, sperare che faccia queste sparate come abbiamo visto adesso a 7,7 milioni, però accettare anche quando perderemo qualche milione di euro, ragazzi, per forza.
Poi chiaramente adesso stiamo andando su in maniera esponenziale con volumi di ingresso stratosferici, quello sarà poi un bel problema da dover risolvere, non un brutto problema, ma ho già le mie idee, ok? Quindi sono già avanti su questo. Quindi si è fermato a 9 milioni e qualcosa, siamo arrivati a usare 837 lotti. Ovviamente questo è proprio un po' quello che viene anche descritto nel libro di Larry Williams. Si è fermato qui il backtest. Ve l'avevo detto, quindi se non ci fermeranno i broker non avremo limiti, ok? Perché ovviamente dovremo spalmare queste operazioni su più broker. Va bene, mi fermo qui, ragazzi, purtroppo non mi ha fatto finire il test. Pazienza, pazienza, dovevo spingerlo di meno, inutile ricaricarlo e farlo ripartire, ci fermiamo qui. Anziché arrivare a 905 operazioni, ok, non mi dà neanche il rapporto. Va bene, se lo fermo così dovrebbe darmelo. Ne abbiamo fatte 772, quindi ne mancavano ancora un 130, però siamo già arrivati qui così e quindi non si può più andare oltre. Va bene, ragazzi e ragazze, grazie a tutti e alla prossima. Quindi, in maniera breve e sintetica, si può diventare ricchi di trading? Sì. Se andiamo a cercare un qualcosa di umano, genuino, non un sistema dove si entri ad esempio, con un'altra cosa che ho detto l'altro giorno, molto bello tradare sui dati macro, ma non si può creare un futuro sui dati macro. Perché? Perché se io entro a breakout della candela che ha fatto prima del rilascio dei dati macro, ad esempio, prendo questo caso specifico perché è quello più facile da sviluppare, no? Io se faccio il backtest entro qui, se vado long, ma nella realtà il broker mi esegue qui, 2 pips sopra il massimo della candela un minuto che anticipava il rilascio del dato macro delle 14:30, o mi eseguirà qui, o mi eseguirà qui, o non mi eseguirà addirittura, capite? Quindi il sistema deve entrare in un punto del grafico dove siamo sicuri che entreremo, tra l'altro. Ok? Quindi veritiero. È veritiero entrare e mettere un target price di un pip? Non lo è, non lo è. Ok? Quindi tutte le cose un po' troppo veloci, un po' troppo particolareggiate, mettetegli una X sopra. Ok? Cercate un numero sufficiente di operazioni, un centinaio all'anno, su un'idea che vinca il 53-54% delle volte. Ok, che si faccia le sue belle 9 perdite consecutive. Va benissimo. Ok? Perché poi si smaltiscono queste qua, si addolciscono con altri 9, 10, 12 robot che girano insieme. Uno perde per 9 volte di fila, l'altro vince per 10 volte di fila. Finisco la giornata in maniera più equilibrata. Ok? Quindi, detto questo, statemi bene e vi do appuntamento alla prossima. Vi aggiornerò, vi chiedo di non mandarmi mail in merito a questo progetto, a questi video, perché tanto, ripeto, per adesso bisognerà aspettare che si lavori in maniera concentrata e molto efficace per ancora qualche mese. Poi, quando partirò, ve lo dirò perché sarò il primo ad essere contento di potervi comunicare questo salto di qualità, perché è questo, secondo me, l'obiettivo che possiamo porci come traders, ok? E questa è la libertà finanziaria, perché continuerò a tradare, ogni giorno lo faccio, mi metto il PC alle 8 e ripeto, analizzo i grafici a un minuto per trovare occasioni a basso stop loss e potenzialità enormi. Però certamente appena partirà tutto questo popò di roba, insomma, sarò ovviamente pieno di entusiasmo e ve lo verrò a comunicare. Da lì, ripeto, non voglio oltremodo divulgare questo progetto, quindi lo farò con gli intimi della Trading Room, ovviamente, ma è ovvio questo. E questi intimi avranno determinati requisiti, è ovvio, perché se tutto funziona, ragazzi, credo che questa possa essere un'opportunità da non farsi scappare, perché insomma, se funzionerà nei prossimi 4, 5, 6 anni come ha funzionato nei precedenti, e diciamo ancora questo, negli ultimi 8 anni è successo un po' di tutto. Il Forex è un mercato diverso da quello degli indici ed altri mercati, quindi
Quindi ci sono determinati requisiti, determinate dinamiche che fanno ben pensare che possono essere le stesse per i prossimi futuri 8 anni. Quindi se tutti questi se che ho detto si concretizzeranno e non sarò da solo, sarò molto più felice. E quindi statemi bene, buona vita a tutti, alla prossima, bye bye.